Allora, ciao, buonasera, grazie di essere venuti, grazie Carla e Giulio che mi hanno invitato a presentare questo libro. Qualcuno lo conosce già, vedo, e chi non lo conosce lo conoscerà adesso col mio racconto, diciamo, che è il racconto di un autore. Io sono un autore che ha scritto per tanti anni per bambini, mi chiamo Biagio Bagini, di solito questa roba fa ridere già. Ed è sempre un inizio, sempre. Scrivo per bambini, però c'è una particolarità che mi ha portato a scrivere questo libro, che per me è un libro speciale, perché è un libro di ricette, ce ne sono tantissime, ma di ricette quest'anno non si è parlato altro che di cucina, dall'Expo a Compagnia Briscola. Questo è un libro, penso, un po' differente, in quanto dice la copertina: la nuova scienza in cucina, il corretto nutrimento dell'anima. Quindi diciamo, si cerca di indirizzarlo all'anima più che allo stomaco. Ma questo perché il libro nasce da, appunto, due caratteristiche, due miei interessi: uno, appunto, la scrittura per bambini, e poi l'altro, l'interesse personale, è la scelta del vegetarianesimo. Come arrivo a fare questo libro? Vorrei raccontarvelo brevemente, facendo appunto la storia di questa idea che ho avuto. Nel 1995 io scrivevo per Radio 2 Rai dei programmi radiofonici, appunto, che andavo a registrare, ovviamente, Corso Sempione a Milano. Per cui io sono di Novara, ovviamente prendevo la mia automobile e mi trovavo in autostrada, come capita a tutti quanti, molto spesso in coda, e quando nella coda, diciamo, capita di trovarsi di fianco a un carro, un camion un po' particolare, i cui passeggeri sono degli animali, la situazione potrebbe essere un po', diciamo, toccante. E quindi io quel giorno, probabilmente, adesso non mi ricordo quando avvenne, però quel giorno in cui mi trovai in coda e di fianco vedevo quegli occhi, quelle orecchie, quei nasi sporgere dalle sbarre, così del carro bestiame, quel giorno feci una riflessione, che fu: noi stiamo andando tutti nella stessa direzione, facciamo tutti un bellissimo viaggio, io vado a fare un bel lavoro, loro probabilmente una fine, diciamo, un po' meno gloriosa. E quella volta, appunto, sono rimasto un pochettino toccato. Da lì ho cominciato a pensare, anzi ho pensato definitivamente, perché ci vuole poi un attimo a fare certe scelte: non voglio più mangiare questi compagni di viaggio, pensavo che fossero, no? E quindi da quel momento ho deciso semplicemente di non mangiare quelli che vedevo, le mucche, quei manzi. Però, appunto, il punto è quello che, essendo uno scrittore per bambini, ho un po' questo vizio di accompagnare delle scelte con delle, così, invenzioni narrative, delle tentativi di scrittura. In questo caso decisi di scrivere un romanzo dedicato proprio a quelle mucche. Le mucche del camion non era un titolo originalissimo, in effetti lo chiamai così, le mucche del camion, raccontava la storia di quelle mucche che però nel romanzo venivano abbandonate su una piazzola dell'autostrada, misteriosamente, in un inverno grigio come potrebbe essere questo che si annuncia adesso. Abbandonate lì, nel bianco e nel grigio della nebbia, delle nostre nebbie che conosciamo molto bene, incominciavano a sviluppare dei pensieri di vario tipo, ovviamente, creative, pensieri immaginativi, oppure anche deduzioni, deduttivi, tutti i tipi di pensieri, mi sono immaginato, che possono nascere da una tavola bianca, da una tavola rasa, da un foglio bianco, però nascevano all'interno della testa delle mucche. Queste mucche, ovviamente, abbandonate lì nel freddo dell'inverno, appunto, sviluppavano il proprio pensiero, e dal proprio pensiero sviluppavano la propria storia. Il manipolo di mucche poi prendeva strade diverse a seconda del carattere di ognuna di queste mucche. C'era chi andava per i pascoli, a cercare i pascoli, c'era chi si metteva, si univa a una sorta di lotta animalista contro i cacciatori, e c'era chi invece, che la maggioranza, riprendeva la strada dell'allevamento. Dell'allevamento, pensavo io, perché era 1995,
ed era l'epoca della mucca pazza che imperversava su tutti i telegiornali. Quindi ho detto: una mucca pazza non può fare che questo ragionamento, tornare all'allevamento, essendo io vegetariano. Tornare all'allevamento. Questa era un po' la conclusione e la storia del romanzino, che era pensato per bambini, perché appunto io scrivo per bambini. Quindi, terminato, pieno di fiducia, ho pensato: vado, lo spedisco agli editori, quelli che conoscevo e che potevo raggiungere. E gli editori, immaginatevi tutti in fila, in blocco, mi hanno detto no. No, questo blocco che respinge questo romanzo. Però ricordo sempre con un sorriso una risposta in particolare, perché me l'ha data un'autrice che adesso è molto nota, di cui non dico il nome ovviamente. Allora era una capo redattrice di un gruppo molto grosso di editoriale, e che mi disse: bello romanzo ma troppo muccoso. Questo timbro di muccosità, allora me lo sono sentito addosso da quel momento, e credo che mi abbia anche influenzato per quello che successe dopo. Successe questo, che io continuavo a fare questo lavoro in Radio Rai, e quindi continuavo ad andare a Milano in autostrada, e continuavo a viaggiare, e di fianco però poteva non esserci solo il camion delle mucche, ma la volta dopo quello dei maiali, per dire. Qui quando si comincia a fare il primo passo, quello dopo si può tirare indietro, il maiale sì, la mucca no, o viceversa, era un ragionamento che non potevo più sostenere. Quindi ho pensato: devo affrontare questa questione del maiale, soltanto che il problema per me era più importante, perché avevo alle spalle una cultura alimentare poverissima, cioè un po' diciamo raffazzonata, basata sul riso, ovviamente da buon novarese, sul riso, sulle patate e poi sul prosciutto, che è un elemento fondamentale, forse erano anche ancora un po' scelte infantili, diciamo, però il prosciutto ero molto affezionato al prosciutto. Cosa ho pensato però in quel momento? Quando ho visualizzato che le mucche potevano essere uno stadio, il prosciutto poteva essere uno stadio seguente, mi sono un po' immaginato come se stessi scalando, cioè salendo su una scala, no? Immaginate dei gradini, e questa M delle mucche, questa P del prosciutto mi hanno fatto risuonare in mente che in effetti era come se fosse una scala alimentare ma anche letterale. Allora ho pensato: prima di tutto elimino tutte le P, in un delirio mio personale, ho pensato elimino tutte le P, quindi anche, non so, non ci sono P nella carne in realtà, c'è il prosciutto, poi se viene in mente qualcosa, i pennuti, esatto, infatti, procione non si mangia, vabbè, era facile, comunque... Comunque la cosa per me importante era che, siccome ho quel difetto lì di pensare fare una scelta e poi cercare di affibbiare un'invenzione narrativa, ho detto: rinuncio alle P, però questa cosa qua l'accompagno, la faccio accompagnare da un'idea che è scrivere un romanzo, ma questa volta non per bambini. E scrivo un giallo pensato in cui, siccome era tipo il 1998 o giù di lì, ho pensato un giallo di ambientazione terribile, apocalittico, millenaristico, dove una setta che chiamavo la setta degli alfabetariani stava compiendo delle cose inenarrabili, e soprattutto seguiva, appunto, gli alfabetariani, ovviamente, come dice il nome, seguono una dieta alimentare letterale scandita dalle lettere dell'alfabeto. Vabbè, su questa setta, sui crimini di questa setta, indaga nel romanzo un ottuagenario in chiara difficoltà di lucidità, quindi il romanzo, diciamo, è pieno delirio della fine del millennio. Avevo pensato che andasse benissimo, diciamo, per quell'epoca. E quindi l'ho spedito ai soliti editori, che hanno detto no, ovviamente tutti in blocco per la seconda volta.
Vabbè, ho detto fa niente, e quello che questa risposta mi rafforzerà nella mia scelta, cioè mi convincerà sempre di più che sto facendo la cosa giusta. E però, poi insieme a questo pensiero, ho anche fatto la riflessione che stavo continuando a ripetere questa operazione, di iniziare un viaggio, un po' come quelle mucche che andavano e ripercorrevano a ritroso il loro viaggio alla ricerca della loro identità, della loro origine. Oppure come gli alfabetariani che doveva compiere una sequenza letterale e alimentare, forse stavo facendo anch'io proprio un viaggio, un percorso, una strada che era ovviamente quella del vegetarianesimo in realtà, perché ero passato da non mangiare più i bovini, poi non mangiare più i suini e tutte le altre carni, a questo punto dovevo solo incrociare un carro pesci, ma che non si può perché in autostrada non ne passano, e quindi ho deciso chiudo il mio viaggio di vegetariano e rinuncio anche ai pesci. E quindi questo è tutto il preambolo per arrivare a questo libro. Alla fine di tutto questo preambolo che vi ho fatto, quindi io sono diventato un vegetariano. E, bello, beato, tranquillo, una mattina mi ricordo che era novembre, non mi ricordo che anno fosse, però avevamo già scavallato, diciamo, il millennio, per cui si erano salvati tutti, le tragedie non erano venute. Avevamo scavallato il millennio e io trovavo tranquillissimo nel mio lettino, in un novembre di nuovo grigio, bianco e grigio e freddo come quello delle mucche, però ero a casa mia e guardavo fuori dalla finestra e vedevo le nebbie che voi tutti conoscete molto bene. Vedevo le nebbie e pensavo a chi? Pensavo alle mini lepri, che qui conosce, qui avete le mini lepri? Ci sono questi animaletti che sono quei leprottini proprio piccolini con una codina bianca che hanno usato per ripopolare un po'. E allora, siccome a Novara anche si trovano nei parchi cittadini, quando. E vanno ondate, cioè proprio a periodi, ci sono annate in cui si trovano ovunque, annate poi in cui spariscono. Vabbè, quella si vede che era un'annata buona, le avevo appena viste, quindi quella mattina io ero nel mio letto che mi godevo il calduccio delle coperte, guardavo fuori e dicevo che freddo, che umidità, ovviamente, dopo tutte le risaie e il riso dell'estate e dell'autunno, a novembre c'era una grande umidità, pensavo povere lepri nell'umidità. Però nel torpore del sonno, dissi proprio a voce alta, poveri lepri in umido. In quel momento, come, le nubi si sono aperte, diciamo, si è schiarita un'idea. No, non è così, diciamo, eclatante la cosa. Semplicemente ho pensato, lepri in umido, ma il ragionamento è stato, se loro sono delle lepri in umido, che bisogno c'è di catturarle e cucinarle? Sono già lepri in umido, esistono in natura le lepri in umido. Quindi dovevo dimenticare tutto quello che diceva la nonna, sostanzialmente, non tenere più conto della sua ricetta e dire se le lepri in umido esistono in natura, bisogna solo riscrivere la ricetta. E quindi la ricetta della lepre in umido, così come la intendevo io, sono alzato dal letto e sono andato a scriverlo immediatamente. Poi, una volta che sei lì al tavolino, chi fa queste cose di scrivere, di dipingere, di avere un'attività creativa e anche di interesse, così sa che poi fermarsi certe volte è difficile, più facile continuare che fermarsi. E allora io quella volta lì che ho scritto la lepre in umido ho pensato subito agli uccellini scappati, perché gli uccellini scappati secondo me hanno il nido nella nostra testa, dicono con un sacco di quesiti, così, di misteri. Ho pensato, bisogna scrivere gli uccelli scappati prima che la scriva qualcun altro. E ne ho scritte queste due ricette. Dopodiché, per quello che ho già detto, insomma, mi sono messo al tavolo e per un anno non ho fatto altro che scrivere ricette. Ne ho scritte 125, dopodiché ero veramente stufo. E immaginatevi che razza di stupidate che posso aver scritto 125 ricette di questo tenore. Solo che ero arrivato al momento di fatidico di spedirlo agli editori, quelli là, belli in fila. Però questa volta il fronte ha scricchiolato un po', diciamo, nel senso che ho avuto qualche interesse da subito e poi si è fatto vivo questo editore che si chiama Lavieri,
È un piccolo editore che lavora molto bene, soprattutto nel campo anche del fumetto, dei libri per bambini, lo conoscevo per quello, in effetti. E, lo conosci, l'editore Lavieri? Sì, hai altre cose sue. Da tempo. Loro sono della Basilicata, vicino a Potenza. E con loro mi sono trovato bene e soprattutto poi sono stato molto contento quando quasi subito mi hanno detto il libro, il tuo testo che piace molto, vorremmo farlo illustrare a un bravo illustratore e hanno trovato uno, secondo me, dei più bravi del genere, questo Giuseppe Palumbo, è un illustratore molto in gamba, è un mio coscritto quasi, diciamo, lo conoscevo già e soprattutto poi è un disegnatore di Diabolik, di vari personaggi da Bonelli, è stato premiato a Lucca, Marco Mister, esatto. E insomma, quindi io felice, quando mi hanno proposto facciamo disegnare da Palumbo, sono stato felicissimo. Tra l'altro lui ha usato una tecnica per questo libro che mi ha spiegato dopo, molto interessante, una cosa, siccome lui viene da una tradizione di famiglia molto vicina all'editoria, suo padre era un intellettuale di Matera molto noto del dopoguerra, e frequentava artisti, disegnatori, pittori e artisti vari, appunto. Lui frequenta, diciamo, le tipografie fin da quando era bambino. E in questo caso ha recuperato una tecnica che magari voi conoscete, io non conoscevo, quella di disegnare, faccio vedere da qua, disegnare i due livelli. Adesso col computer, col Photoshop, con i programmi di grafica si fanno con i livelli, ma questo è fatto manualmente ancora come si faceva una volta, su una carta porosa, però abbastanza trasparente, disegnare un primo piano e uno sfondo dal retro, cioè ha disegnato il fronte e il retro. E trovo una cosa molto affascinante, perché a vedere gli originali, peccato non averli qua perché adesso sono in una mostra. È molto carino vedere che c'è il disegno double face, diciamo, no? E crea anche un po' di, adesso non si vede sulla stampa tanto, però su una stampa ben fatta e su una carta decente, diciamo, rende bene quest'idea della profondità. Vabbè, Giuseppe Palumbo quindi mi ha fatto questi disegni, ero molto felice. Per completare il lavoro editoriale con l'editore, poi abbiamo fatto questo giochino di fare il verso all'Artusi e quindi la scienza in cucina è diventata una nuova scienza in cucina. Vedete anche la grafica un po' così, richiama qualcosa di antico. Tra l'altro Piero mi faceva notare che nella schermata leggete ancora cocina, che è un refuso, che però sapeva di 800. Siamo stati a lungo tentati di lasciarlo, poi in realtà vabbè, l'abbiamo tralasciato. Ecco, questo è il libro, però non abbiamo ancora parlato in realtà del contenuto. Vedete, il contenuto è questo è il menu o indice o sommario. I titoli sono tutti reali, ovviamente, sono tratti da vari ricettari, non ultimo appunto l'Artusi. E vabbè, se volete, allora adesso vi leggo, se non volete lo faccio lo stesso, quindi lo faccio, perché ormai sono qua, vi leggerei la ricetta fondamentale, la lepre in umido, e ve la leggo col microfono che così fa più ambiente. Sì, è acceso. Vediamo. Lepre in umido. Ingredienti: una lepre, pioggia, una bicicletta. Tempo di preparazione: una giornata, difficoltà media. Ingredienti: prendete una giornata di vacanza, mettetela in una giornata di pioggia. Prendete poi una bicicletta e pedalate per 15-20 minuti allegramente, un'ora abbondante prima che piova. Quando sarete ormai vicini alla campagna, scegliete con lo sguardo un campo bello isolato. Raggiungetelo grazie a un semplice sterrato, poi trovate un buon posto di osservazione. Fate attenzione che sia poco esposto, magari coperto da una pianta di alloro, ma in mancanza di alloro va bene anche un cespuglio qualsiasi. Quindi aspettate una mezz'ora circa.
poco prima della pioggia osservate immobili. Dovrebbero essere sufficienti 10 minuti per poter scorgere una lepre, magari piccolina, che si muove e sta ferma ripetutamente. Incrociate pure il suo sguardo e, se volete, sorridetele. Lasciate piovere tutta la giornata e copritevi bene. Non porta sfortuna, non porta sfortuna, perché in realtà a me ha portato fortuna questo ombrellino, anche se l'ho aperto da un annetto che lo apro nei posti al chiuso. Mi ha portato fortuna perché il libro poi è stato premiato al premio 100 della narrativa per ragazzi, per cui sono molto contento, quindi non porterete danni a casa oggi. Dunque, adesso un'altra ricetta che vorrei leggervi, invece è un po' più corposa, un po' più per stomaci un po' più forti, diciamo. Vediamo, i bambini di solito potrebbero anche spaventarsi, ma voi siete grandi, quindi potete affrontare il cinghiale stufato. Dunque, cinghiale, ingredienti: un cinghiale, rosmarino, salvia, aglio, cipolla, burro, coraggio. Tempo di preparazione dai 50 ai 120 minuti, difficoltà alta. Con una buona dose di coraggio e l'adeguata attrezzatura di scarponi, pantaloni, giubba, mestolo e pentola imburrata, recatevi nella più vicina boscaglia. Se abitate in zone montane o collinari, non sarà necessario allontanarsi troppo dalle case. Fate sbollentare il traffico di automobili fino a ottenere un composto di pace e tranquillità. Quando vi sembrerà di essere al punto giusto, utilizzando il mestolo, apritevi un varco fra i cespugli, facendo bene attenzione dove mettete i piedi. Procedete spargendo sul cammino spicchi di aglio, una cipolla tagliata fine, ramette di rosmarino e ciuffi di salvia. Una volta avvistato, tenetevi accuratamente alla larga dal cinghiale. Per non farlo attaccare, semplicissimo, basterà continuare a girare e battere il mestolo molto energicamente contro la pentola. Dopo 5 minuti riprendete la marcia, ripetete l'operazione comprensiva di ricerca, avvistamento e fracasso più e più volte, almeno fino a quando penserete che il cinghiale debba essersi veramente stufato di voi. Fate bene attenzione, tornando sui vostri passi, a non sbagliare strada. Potete leccare la pentola imburrata e raccontare ciò che volete di questa avventura. Ed è il cinghiale stufato. Va bene, qualcuno gradisce un piatto di pesce? Sì, sì. Sì, gradite? Vi piacciono i calamaretti? Vediamo come vengono questi calamaretti con orecchiette e broccolette. Ingredienti: un mazzo di broccoli, una barchetta, calamari vezzeggiativi a volontà e fantasia. Tempo di preparazione 3 ore e 25 minuti, difficoltà media. Pulite le verdure eliminando le parti dure e sminuzzando quelle morbide. A bordo di una barchetta prendete il largo e, abbondando con i vezzeggiativi, pasturate con i broccoletti fatti a pezzetti. I cefalopodi incuriositi alzeranno le orecchiette. Non aspettatevi di vederli venire a galla. I molluschi freschi sono molto riservati e prediligono i fondali dove possono mimetizzarsi meglio. Tuffatevi quindi simulando un'avventura marina, ad esempio la lotta del palombaro contro il calamaro gigante.
potete utilizzare i ciuffi di broccoli che galleggiano per difendervi dai suoi lunghissimi tentacoli. Una volta stanchi, risalite a bordo e saziatevi con la soddisfazione di aver contribuito a preservare l'ambiente marino e di aver sventato l'attacco del mostro. Dovete essere un po' ragazzini per fare questa ricetta, vero? Grazie. Va bene. Vi lascerei con un'ultima ricetta, perché siccome appunto non siamo proprio tutti ragazzini, c'è qualcuno un po' più grande, posso permettermi di osare qualcosa di più e quindi fare una ricetta filosofica esistenziale e anche piuttosto difficile da fare. È il gambero in letto di asparagi. Dunque, ingredienti: asparagi. Tempo di preparazione da una mattina a una settimana circa, difficoltà kafkiana. Dopo un buon pasto, apparecchiate con cura la tavola. Cucinate a piacere spaghetti in salsa o altro. Recatevi a fare la spesa per comprare la pasta, i pomodori o altro. Fate una passeggiata e poi sedetevi a far colazione. Un salto in bagno, dove vi laverete per bene e dedicherete alcuni minuti alle necessità del corpo. Infine mettetevi il pigiama e una volta svegli riprendete conoscenza in un verde letto di asparagi. Proseguite così, come un gambero, a ritroso per circa una settimana. Così. Vabbè, scusatemi per questa ricetta. Ma è la ricetta, diciamo che... è la ricetta finale della raccolta, quindi dovevo per forza svanire così con qualcosa di metafisico. Poi ci sono solo più le farfalle al profumo di granchio, ma è così difficile che non ho neanche capito cosa ho scritto, sinceramente.